Viaggio Molise fa tappa in uno dei borghi più suggestivi dell'Alto Molise, Castel del Giudice, al confine con l'Abruzzo. Siamo qui per raccontarvi della 27esima edizione della Sagra della Pallotta, ma non solo, vi raccontiamo di un paese davvero particolare, molto compatto, che grazie al gioco di squadra sta promuovendo tante iniziative. Intanto le mele biologiche che vengono vendute dappertutto, e poi Borgo Tufi, un paese nel paese, un albergo diffuso che attira l'attenzione di visitatori che arrivano davvero da tutta Italia. Ma gustiamoci attraverso le immagini e i contributi registrati qui in paese la Sagra della Pallotta e le altre bellezze di Castel del Giudice. Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, davvero tanta gente stasera qui in paese, 27esima edizione della Sagra della Pallotta, segno che la gente ha voglia di stare insieme e perché no provare prodotti tipici squisiti. Sì, come dicevi, la 27esima edizione di questa festa che vuole valorizzare tanti anni un prodotto tipico del nostro territorio, del nostro paese, formaggio e uova, che poi è la ricetta dell'economia rurale, dell'economia di quando effettivamente si faceva fatica a mettere il pranzo con la cena, e su questo noi abbiamo voluto valorizzarlo con una festa che sempre di più raccoglie tanti turisti e tanti ospiti. Adesso vi proponete di fare un salto di qualità durante l'estate, abbiamo proprio visto poco fa un'anteprima, questi artisti di strada che arrivano da tutto il mondo, richiamano sicuramente l'attenzione della gente, poi spettacoli davvero molto belli, se il buongiorno si vede da questa sera, insomma, in modo giochiamo con le parole, insomma sarà un bel successo anche nei prossimi due giorni. Immaginiamo che intendete davvero investire su questo spettacolo che in Molise sostanzialmente è una novità assoluta. Beh, noi vogliamo essere ambiziosi, il nostro piccolo, vogliamo crescere anno per anno, abbiamo scelto di utilizzare l'arte di strada per aprire la nostra comunità, per raccogliere e attrarre persone che possono venire nel nostro paese per prendere coscienza dei progetti che in questi anni abbiamo portato avanti e perché no per gustare la nostra gastronomia. Ma come vi è venuto in mente di tirare insomma fuori questa idea degli artisti di strada? Ma le coincidenze non sempre vengono per caso, il nostro Borgo Tufi, che da qualche tempo ha aperto i battenti, qualche tempo fa ha ospitato il direttore organizzativo del Festival degli Artisti di Strada di Ferrara, che è il più grande festival europeo, più di 1 milione di partecipanti, è venuto a Castel del Giudice, gli è piaciuto e ci ha proposto. Allora io ho detto va bene, sia l'anno zero per fare un evento che anno per anno possa crescere e possa attrarre nuovi spettatori e nuovi visitatori. In effetti Castel del Giudice è anche strategico dal punto di vista turistico, nel cuore dell'Alto Molise, sì, ma anche a due passi dalle stazioni sciistiche di Roccaraso e Castel di Sangro. Siamo una delle porte del Molise verso l'Abruzzo, un territorio, l'Abruzzo soprattutto, che è molto vocato al turismo, c'è cioè una forte presenza turistica. Anzi, su questo noi potremmo essere la porta che apre al turismo, diciamo, di massa e non solo dell'intero Molise. Chiaramente voi date anche un bel esempio agli altri piccoli comuni del Molise che sono preoccupati per lo spopolamento, voi state andando decisamente controcorrente, intanto vi siete uniti, coalizzati, diciamo così, e state portando avanti tantissime iniziative. Partiamo dalla prima, quelle biologiche, parliamo della produzione delle mele.
Ma sì, questo è uno dei tre progetti importanti che abbiamo fatto in questi anni. Vogliamo partire paradossalmente dalla nostra debolezza. Abbiamo tante volte detto partiamo dalla nostra marginalità e trasformiamo in opportunità. I terreni abbandonati ed esposti al rischio geologico diventano una grande opportunità di sviluppo della dottura biologica, che ha un grande vantaggio competitivo perché le nostre mele vanno infine in tutto il mondo, perché rappresentano una grande qualità in termini anche di contaminazione e anche di purezza del prodotto. Su questo noi siamo convinti che il nostro territorio vince la sfida se crea nuove opportunità, nuova residenzialità, nuove opportunità di lavoro e nuovo lavoro. Il lavoro salverà il nostro territorio. State facendo anche il pensierino alla commercializzazione delle pallotte, è così? Ma sì, perché noi abbiamo avuto una grande esperienza col mele, le mele che le vendiamo non solo in Europa ma vendiamo anche in Italia, abbiamo una grande richiesta. Noi paradossalmente abbiamo un problema di produrre. La domanda c'è, la domanda è importante e dobbiamo organizzarci per produrre non solo le mele ma anche altri prodotti. Stiamo lavorando anche per un progetto di un birrificio agricolo per ritornare a coltivare l'orzo, che era un prodotto utilizzato nel nostro territorio per l'alimentazione degli animali, vogliamo anche utilizzarlo per la produzione di birra agricola. Senta, ma torniamo a questa sagra della pallotta, come nasce, insomma 27 anni sono tanti, come nasce questa idea, perché avete deciso insomma di scommettere molto su questo prodotto? Ma pizzo di orgoglio, vi voglio ricordare, nel 90 ero presidente della Prologo, non giornalista presidente della Prologo, nacque di fare una sagra che partisse dal prodotto tostro, che quindi diciamo prima un prodotto semplice come la pallotta, e valorizzarla anno per anno, ogni anno cresce sempre di più, oramai è un punto fisso del panorama delle feste dell'Alto Molise e dell'Alto Sangro, e quindi partendo dal prodotto nostro, e quindi valorizzare la pallotta significa valorizzare un pezzo della nostra cultura e della nostra tradizione. Siamo con la signora Adelina Perella dietro le quinte della Sagra della Pallotta, lo ricordiamo, 27esima edizione. La persona più adatta per spiegarci intanto questa ricetta, le pallotte le troviamo un po' in tutto l'Alto Molise, nella nostra regione, ma qui a Castel del Giudice cosa hanno di diverso, cosa hanno di speciale? Sicuramente sono più buone di tutte, hanno di diverso, non so, noi utilizziamo il formaggio misto, mucca, pecora, il pane raffermo, prezzemolo e uova. Come si preparano? Allora, l'impasto è così, formaggio, la maggior parte della dose è formaggio, poi mettiamo una piccola quantità di pane, un po' di prezzemolo e le uova. Si crea una sorta di polpetta e poi si frigge nell'olio bollente. Dopodiché si prepara il sugo e vanno messe nel sugo caldo e si fanno bollire per diverso tempo. Un sugo semplice? Pomodoro, sì, semplice, pomodoro. Chiaramente poi chi viene qui non trova solo le pallotte, trova anche tante altre prelibatezze. Ecco, cosa offrite? Pasta, salame, un prodotto tipico molisano, penso abbastanza conosciuto, e poi la pasta e fagioli. Invece più in generale, ci sono delle specialità che caratterizzano Castel del Giudice? Specialità sempre gastronomiche? Vabbè, è un paese contadino, quindi ha tutta una tradizione, pasta fatta a mano. Beh, intanto al di là delle ricette è un piacere essere qui a Castel del Giudice, intanto perché è un bel paese, uno dei più tra i paesi insomma più belli del Molise, dell'Alto Molise. È un piacere perché riuscite a portare qui tanta gente, non solo dal Molise ma anche dal vicino Abruzzo. Ricordiamo, qui siamo vicini a Castel di Sangro, Roccaraso. Però tu dietro c'è un grande lavoro, frutto di un gioco di squadra, tutti volontari. In quante persone collaborate per la riuscita di questa manifestazione? Credo una cinquantina, credo, non lo so, non li ho mai contati, però più ne siamo meglio è sicuramente. Ci sono i preparativi, sono lunghi, insomma si lavora già da qualche giorno prima. Sì, siamo stati una giornata per fare solo le pallotte, poi oggi da questa mattina hanno iniziato con il sugo, la pasta, perché la pasta anche deve essere precotta e poi dopo va messa con i fagioli, tutta una preparazione che richiede ovviamente un po' di tempo. Cosa vi spinge a fare tutto questo? Comunque sono sacrifici che fate, tempo che sottraete alla famiglia, al lavoro. La voglia di stare insieme. Stare insieme soprattutto, e poi anche per il paese, per renderlo più, che ne so, conosciuto. Buonasera a tutti e buon appetito. Ricordo a tutti.